Giorgio Armani was born in 1934 in the small industrial town of Piacenza, Italy. He studied to be a doctor, but eventually stumbled into the fashion business, and nudged on by his partner Sergio Galeotti, he started his own business at the relatively mature age of 40. But Armani's late start in fashion hasn't slowed him down one bit. Known for his fluid, unstructured tailoring and trademark minimalism, Giorgio Armani has built a global fashion empire with revenues totaling more than 2 billion euros a year. And while there may be other bigger fashion businesses, Mr. Armani's business is still 100% owned by him, and he still oversees every single detail. Armani was amongst the first fashion brands to create a branding hierarchy targeted at different market segments, from entry-level Armani Exchange to ultra-luxe Armani Privé. Today, you can also dine in Armani restaurants, stay at Armani hotels, and sleep on a bed by Armani Casa. But how did he do it all? And what does the future hold for the 80-year-old designer as he celebrates the 40th anniversary of his brand? Mr. Armani opened up to BOF in an exclusive, in-depth interview in Armani Silos, a new museum housing his brand's vast archive, just a few days before the museum's star-studded opening. Today, the business of fashion goes inside Giorgio Armani's fashion legacy. So Mr. Armani, thank you for sitting down with me today. It's a very special moment for you, 40 years into your career, having started the business. It must be a very emotional moment for you, thinking about looking at everything that you've built and thinking about the business, but also this milestone in your career. How are you feeling today? Effettivamente, arrivare a 40 anni di carriera vuol dire un punto d'arrivo molto importante. Ho cominciato questo mestiere quasi per caso e piano piano questo mestiere mi ha coinvolto fino in fondo, rubandomi la vita. Devo però riconoscere questo mestiere talmente fantastico, talmente emozionante, talmente che si rinnova nel tempo e ti obbliga a vedere quello che succede attorno a te, nel mondo. È questo che ti fa sentire parte del mondo. E questa è la cosa migliore di questo mestiere. Puoi inventare i vestiti più belli, ma se fai dei vestiti che non fanno parte del mondo che vivi e che vive la società, non ha nessun significato. Quindi è molto collegato a tutto quello che c'è attorno, tutto quello che è la società, tutto quello che è il modo di vivere, la mentalità che cambiano. E questo è il lato più, sicuramente più alto del mio lavoro. Non è inventare ogni volta una collezione ispirata a qualsiasi cosa, è tener conto che il mio è un mestiere che serve un po' a vivere. Questo è importantissimo. Ed è il motivo per quale io dopo 40 anni sono ancora qui, che mi arrabbio se le cose non sono fatte come io voglio, che ho paura del domani l'altro, ci sarà l'apertura di questo museo. E secondo me questo è molto importante, avere paura di sbagliare, avere paura di non aver centrato il vero motivo per il quale tu raccogli tante persone a vedere la tua opera, il tuo lavoro. Paura di non essere capito, paura di non avere genio. E questo è molto stimolante, perché evidentemente se uno è troppo sicuro di sé, finisce col diventare noioso, chiuso nel suo mondo e è molto limitato nelle sue proposte, nel tempo. Il mio mestiere implica che si rivedano le posizioni e si dica ho fatto bene, però potrò far meglio. Following this emotional moment and, you know, the opening of the museum and, you know, all the invited guests that are about to arrive, let's go back to the beginning for a moment. Your entry into fashion, you said, was a little bit of an accident, but tell me, how did you get interested in fashion in the first place and how did you first start your business? Allora, io non pensavo di occuparmi di moda
Casualmente sono venuto a contatto con persone che si occupavano di moda secondo vari settori, la pubblicità, la distribuzione, tutto questo. Ho scoperto che potevo dare qualcosa a livello creativo e quindi ho accettato di entrare in una grande industria di abbigliamento e di occuparmi dell'abbigliamento maschile. Imparando tutto da zero, però, il disegno, che cosa significava un tessuto. Non avevo fatto la scuola di mestiere, non avevo fatto la scuola di un designer, non avevo fatto la St. Martin School o la Marangoni, che dir si voglia. Avevo semplicemente studiato medicina e a questo punto della mia vita decisi che era il caso di occuparmi di altre cose, perché la medicina era molto lunga, gli studi erano molto, molto difficili. E quindi da lì mi sono occupato di abbigliamento, prima in un grande magazzino, poi presso la grande industria, poi diventando improvvisamente stilista di me stesso. Cioè io prima operavo per gli altri, altre case di produzione. Poi ho scoperto nel tempo che potevo avere la mia casa di produzione, il mio nome, ed è lì che è nato Giorgio Armani. Back in 1975, when you started, the fashion industry wasn't as crowded or as big or as global as it is today. But one thing has endured during that entire 40 years, which is the kind of DNA of your brand, which has, you know, remained quite consistent. You know, how do you think about, or how do you describe the DNA or the, you know, the key elements of the Giorgio Armani brand? Ma non starebbe a me riconoscere la mia bravura per aver saputo imporre il mio stile nel mondo. Però lo dicono i giornali, lo dice la gente, lo dice il compratore, lo dice il pubblico finale. Hanno trovato il mio modo di fare moda, uno stile che si ripropone ogni volta in maniera molto coerente, ma anche molto innovativo. E questo credo sia stato un po' il mio segreto del mio successo. Cioè, si può essere creativi in vari modi, creativi liberi da qualsiasi problema commerciale, industriale. Allora è più un artista che fa questo, che non si preoccupa di vendere, che il negozio sia riempito di merce e svuotato dai clienti. Oppure c'è il creativo che si affianca all'industria, che è quello che gli americani hanno fatto e che io ho sposato come teoria, come motivo di attività. Non vedevo da allora, come non vedo adesso, fare un lavoro creativo che sia fine a se stesso. Some people would say that consistency and kind of sticking to this kind of commercial model is not a good thing, that, you know, that there isn't enough change or enough currency about the way you've been approaching fashion. You know, that, you know, perhaps, you know, your model has been too static. You know, how do you respond to critics like that? Io rispondo che probabilmente per molti è così. Per la gente amata della moda, amante della moda, del rinnovamento, dell'eccesso, delle grandi cover, probabilmente questa è una verità. Ma è una scelta che io ho fatto, perché finché i miei negozi si approvvigioneranno di vestiti e i vestiti saranno richiesti e non ci sarà più nessuno al mondo che copia le mie cose, allora se ne parla ancora. Ne parleremo ancora, ci troveremo ancora a parlare io e lei. Io farei un giro con lui in questo silos e gli farei vedere, come farei vedere a tanta stampa, quante cose ho fatto che nessuno ha notato, che nessuno ha preso in considerazione. Come fatto creativo, ci sono piani interi di vestiti dove Armani con la giacca e pantalone di tipo maschile non si nota quasi neanche. Quindi attenzione, io ho fatto tante cose, poi quello che io ho fatto è filtrato dalla stampa che vuole da Armani sempre le stesse cose. Filtrato dalla clientela che non vuole che Armani diventi di volta in volta
quello, quell'altro che segue le tendenze, ma che sia se stesso. Ma qui è la risposta a quello che queste persone che dicono che io non ho fatto nulla e che mi ripeto, è la mia risposta. One of the ways that you pioneered building this great business has been through your collaboration with celebrities. You know, starting way back with Diane Keaton and then Richard Gere and countless other people, many of whom are coming here in a couple of days to celebrate your anniversary with you. How do you think the idea of celebrity dressing has changed now? And you know, do you think it still works as well today as it did when you first started using that as a strategy? È cambiato nel senso che una volta c'erano i costume design, c'erano si occupavano delle dive, quelli molto collegati al cinema, i costumisti che per un'occasione come gli Oscar operavano nei confronti delle varie star e facevano i vestiti. Qualcuno ha scoperto che c'è lo stilismo, che c'era la moda fatta da stilisti come me, che non avevano niente a che fare col cinema, però avevano a che fare con la società, avevano a che fare con le giovani mentalità, anche con le giovani attrici che volevano essere molto diverse dalle attrici di una volta. Ed è per questo motivo che ho avuto successo. Ora il tappeto rosso è solo il frutto di accordi commerciali. Tu puoi avere un vestito sul tappeto rosso se paghi, se metti soldi, investi soldi in un'attrice o un attore con i quali fai degli accordi, ma non è soltanto personale, è anche attraverso i sistemi multinazionali, i grandi gruppi che non hanno solo la moda, hanno i profumi, hanno gli orologi, hanno tutto. Accordi che si fanno a monte prima. E poi gli accordi finali sono: io sponsorizzo te, ti pago, ma tu metti il vestito per gli Oscar. Personalmente ho dei rapporti molto diversi. Ho dei rapporti che durano da anni ed è un accordo che si fanno, magari puoi pagare le spese di un viaggio per un'attrice che viene dall'Europa, dall'America in Europa. Questo è normale. Oppure anch'io ho fatto i miei accordi con i grandi gruppi di profumo e lì il rapporto è un po' diverso, è una cosa più professionale, più istituzionale. Il rapporto viscerale, privato, è un'altra cosa. Io li mantengo perché voglio che le persone che scelgono il mio vestito amino il mio vestito, non solo perché sono pagate da una grande industria. The other thing that you've played a huge role in pioneering in the fashion industry is the idea of a full lifestyle brand. So, you know, Armani isn't just about clothes. Armani is about, you know, furniture and perfume and underwear and hotels. You know, why did you think it was the right decision to take what was originally a fashion brand and expand it into a lifestyle proposition? And what made you think that was something that might work? Beh, ci sono voluti alcuni anni per capire se io avevo del valore sul piano creativo nei confronti della moda e quindi questo mi ha impegnato molto mentalmente, cioè mi ha obbligato a imparare tante cose che non conoscevo, non avendo appunto, come dicevo prima, fatto nessuna scuola del mestiere dello stilista. Poi piano piano mi sono reso conto che dove mi sedevo in un appartamento di un amico, dove andavo in una sala cinematografica e vedevo un soffitto fatto in un certo modo, un ristorante, le posate di una pizzeria, mi sono reso conto che c'erano tante cose che non mi piacevano. E piano piano ho capito quanto io avrei amato occuparmi di questa cosa. E anche qui, prima timidamente, prima con una filosofia un po' spicciola, un po' semplice, un po' minimalista, poi nel tempo questo è diventato una cosa più importante, perché la gente da me vuole, è vero che vuole Armani, ma vuole anche la qualità, vuole l'innovazione, vuole il comfort, vuole il logico,
non l'irrazionale, vuole irrazionale. Within the Armani portfolio now, particularly in fashion, you have many different brands. You have collezioni, you have Emporio Armani, you have Armani Privé, you have Armani Jeans, and recently you brought Armani Exchange back into the portfolio of brands that the company owns. You know, other brands are consolidating their portfolio of brands. You know, recently, you know, other brands have said, you know, we're not going to have, you know, multiple brands. We're going to provide all the different price points within one brand. You know, do you believe it's still the right decision to have four or five different brands within your portfolio just in fashion? Ma non so se fortunatamente o disgraziatamente io ho costruito un mondo fatto di brand totalmente diverse, Emporio, Armani, collezioni, Privé, che hanno funzionato nel tempo. E non credo di aver creato confusione, perché per ogni brand c'è una storia, c'è uno stile, c'è una qualità, c'è un costo, no? Cosa costa in un negozio? Certamente adesso chi ha seguito il mio esempio facendo brand, anche molti brand diversi, o acquisendo anche brand che non facevano parte della casa madre, ma acquisendo, comprando marchi, forse ho reso conto che non tutti funzionano, che non tutti hanno un risultato, e quindi da lì, ecco, riducono, concentrano, compattano. Per il momento non vedo la necessità di eliminare nessun tipo di marchio per quanto mi riguarda. Funzionano, hanno la loro clientela, quindi perché devo creare un problema dove non c'è? The rationale for some of these other brands to consolidate their brand hierarchy is because there's a duplication of cost structure. So you must do two shows, you must have two different stores. And the idea is that potentially you can save costs and still have a wide offering for different levels of the market, but all under one brand. Questa è giusta osservazione, ma anche noi nel nostro interno abbiamo razionalizzato. Ci sono sinergie che abbiamo messo a punto. Un'azienda, abbiamo un settore dell'azienda che è al servizio di tutti i brand, non di un brand solo. Quindi abbiamo concentrato, diciamo, attraverso lo sfruttamento di sinergie, abbiamo fatto in modo che, giustamente, come dice lui, non ci sia dispersione di come si può dire, di costi, di tempi, e abbiamo cercato di concentrare in alcuni settori un servizio che serve per tutti. Questo è importante, tra la mia idea. I want to turn to the future a bit now, because, you know, when you celebrate an anniversary like this, 40 years, it might make you think about the past, but it also must make you think about the future. You know, I was reading an interview you did with Suzy Menkes when you were 70, so about 10 years ago. And you said to her that to be a fashion designer at the age of 85 would be absurd. Ma è molto semplice la risposta, molto immediata. Non pensavo di arrivare a 80 anni e di avere il successo che ho. A 70 anni mi sono reso conto che successo c'era, e perché abbandonare? Quindi sono andato avanti nel mio lavoro. Rimane il fatto che ci sono dei limiti della propria attività, ci sono dei limiti della propria lucidità. È chiaro che anch'io subirò questi limiti. Per il momento mi sembra di cavarmela ancora abbastanza bene. But Mr. Armani, there will come a point when, you know, this business that you've built, you maybe that lucidity won't be there anymore, that you won't be able to continue. And I'm sure it's a really difficult thing to think about when you've built something. I'm an entrepreneur too, and I've built my business, and I'm building my business. And you know, you become very attached to it, so it's hard to think of not being a part of it. But when that day comes that you're no longer able to run the business, and you run all aspects of the business, what would you like to do? Would you consider
you know, selling the business to a big luxury group as has been offered to you in the past, or would you consider keeping it as a private business and having another person come in? What goes through your mind when you think about the future? Beh, le soluzioni del dopo Armani sono due o tre. Sono un accordo con un grande gruppo che escluderei. Una entrata in borsa con un consiglio di amministrazione fatto magari da persone di un certo peso. La fondazione, per esempio. Sono tutte possibilità. Io penso che fra qualche anno, forse fra 10 anni, se ne parlerà ancora un po'. My last question for you is to think about regrets. And I wonder, you know, if you've spent 40 years building this business, you know, looking back, you know, are there any things that you wish you did differently, or is there any, you know, advice that you would give to your younger self about how to build a big business? You've been very successful, but there must be certain things that, you know, you might think about doing differently or approach differently. Beh, il rimpianto più evidente, più chiaro, più scontato è di non essermi troppo occupato di me stesso. Sono stato molto attento con gli altri, forse a servizio degli altri. E qualche volta addirittura al punto che forse avrei dovuto abbandonare il mio lavoro, oppure dividere il tempo del mio lavoro fra il privato e il pubblico. Non sono riuscito a farlo. Non sono riuscito a farlo, per questo lavoro è un lavoro che ti impegna dalla mattina alla sera. E ho cercato al contrario di prendere, ad esempio, dall'esterno e portare gente, amici, amori, di portarli nell'ambito del mio lavoro, non il contrario. Non uscire dal mio lavoro per scontrarmi con l'esterno, col mondo, ma portare il mondo dentro la mia storia, dentro il mio piccolo, la mia piccola realtà. So for a young designer from a fashion school today graduating, or a doctor thinking about changing into the fashion world, what advice would you give to a young person today about building a brand? I mean, you've built a huge business. Which is, you know, really an incredible accomplishment, but it's so much harder today to build a brand. What one piece of advice would you give? Di non avere troppa fretta, di avere un senso di se stesso molto, molto realistico, cioè io posso fare questo mestiere oppure sono negato, non va bene, non sono all'altezza di farlo. Avere questa coscienza di se stessi vuol dire già un punto di forza importante. Poi naturalmente dal momento che io ho cominciato a lavorare ad oggi i tempi sono molto cambiati. Allora lo stilista bravo si affermava piano piano, cominciava ad avere il proprio negozio, i franchising, cioè era un'evoluzione molto più lenta. Ora abbiamo le multinazionali che stabiliscono che quel signore che fa 4 disegni deve diventare importante, e allora gli aprono un negozio, gli aprono un mercato, fanno accordi con la stampa per promuovere quel nome. Quindi viene prima la promozione del prodotto. Grazie, grazie molto. Thank you very much. Grazie. Okay, thank you.